E ciao a tutti amici, io sono Alessandro. Oh ragazzi, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un video che sono felicissimo di portarvi. Come ormai i miei ultimi, ormai sono veramente felice di aver questo nuovo genere di video. Ma di che video stiamo parlando ragazzi? Oggi sono qui a portarvi un nuovo episodio delle Fuck You Time. Perché infatti dopo che appunto ve le portavo con la frequenza di un anno, perché se non mi sbaglio l'ho fatti di 3 in 3 anni, ho detto eh no. Ora che abbiamo iniziato a cambiare tipologia di video e postazione, perché come vedete è sempre la solita, la ormai solita, che vi piace veramente un macello e vedo che piace anche voi, ho detto eh no, dobbiamo portargli il nuovo episodio delle Fuck You. Ho deciso di rivoluzionarlo un po' mettendo l'hashtag perché fa strafigo. Vedo che ormai tutti i video più visualizzati di internet tutti hanno appunto come titolo, nel titolo, l'hashtag, quindi ho detto dobbiamo farlo anche noi. Dunque, benvenuti nel hashtag Ask Marzio. Everything I've done, everything I've made. Piccola introduzione, che cosa farò in questa sera? Beh, mi sembra semplicissimo, voi mi porrete nei commenti delle domande a cui io cercherò di rispondere appunto nei Fuck You Time prossimi, negli Ask Marzio prossimi. Come farmi queste domande? Vi basterà commentare il video, mettere un commento scrivendo l'hashtag, o meglio, scrivendo prima della domanda l'hashtag, poi Fuck You Time oppure Fuck oppure Ask Marzio, e in seguito andrete a scrivere la vostra domanda. Quindi mi sembra veramente semplicissimo. Sono andato a scegliere un paio presi dal video che feci un mese fa, tipo verso l'infinito e oltre, quindi direi subito di iniziare. Anzi no, perché ci tengo a precisare che appunto in questo video non vedrete le solite domande, quali magari quanti anni hai, come mai hai scelto di chiamarti Axel e così, poiché infatti ho già risposto a queste domande nelle facoltà precedenti. Quindi se non le avete ancora visti, mi raccomando, andate a guardarli. In uno, tanto per dire, mi hanno commentato anche i fenomeni Pantellas, quindi pregio. Comunque ragazzi, io direi subito di iniziare da The Rimo, che si chiede hashtag Fuck You Time, grandissimo, mi ha fatto giusto. Quali sono le tue paure più grandi? Grande Marzi, ti seguo dai mille. Poi, e ti continuerò a seguire, wow, 1F44D100. Prima di rispondere a questa domanda volevo porvi una semplice domanda. Io cosa vogliono dire quei numeri a fine commento? Non l'ho mai capito, quindi mi raccomando, scrivetemelo. Allora, le mie paure più grandi credo che siano tutte o quasi relative agli animali, poiché infatti io odio i ragni, cioè è una cosa veramente imbarazzante. L'altro giorno stavo tirando giù un porcone con a fianco i miei genitori perché avevo visto un ragno a fianco, ero veramente spaventato. E come seconda paura direi di vedere dei ladri d'azione. Quello lì credo che mi fa veramente paura. Sì, credo proprio di sì. Passiamo adesso a una domanda un po' più seria. Matteo Fortunato, che si chiede: hashtag per te, se non ci fosse YouTube nella tua vita cosa faresti? Bella Axel, sei un bomber. Allora innanzitutto salutiamo il grandissimo Matteo. E ragazzi, cosa farei? È semplicissimo, farei tutto quello che non faccio già, poiché infatti sono da sempre riuscito a conciliare, credo, al meglio YouTube e vita reale, andando magari a togliere le ore di sonno, poiché infatti al posto di dormire magari le normali 7-8 ore, io ne andavo a dormire 4 o 5. Però devo essere sincero, sono abbastanza contento appunto del ricavato, poiché infatti sono riuscito sempre a conciliare tutto. Adesso mi trovo qua con 124.000 iscritti, tante belle cose. Luca Altobelli ci chiede: cosa vorresti fare come... Lui mette l'hashtag dopo, fuck hashtag. Cosa vorresti fare come lavoro al di fuori di YouTube? Grandissimo. Se parliamo di lavoro ideale ragazzi, io adoro, o meglio, mi ispiro a Macello a fare il paracadutismo. Quindi ti direi paracadutista. Non vedo infatti l'ora di compiere 18 anni, di superare la maggiore età, poiché infatti inizierò credo fin da subito a fare il corso. Magari vi caricherò anche video riguardo, perché ragazzi, c'è una cosa che mi ispira, è proprio quella. Eccolo, scusa. Angelo Max XX Tulbure ci chiede: fuck, se domani fosse l'ultimo tuo giorno di vita, cosa faresti? Ci siamo intesi. Giada Ghiozzi ci chiede: grande Axel col cuore. Ah, rischia giusto? Ah sì, perché infatti questi, alcuni commenti li ho appunto presi da quel video vecchio dove vi avevo appunto chiesto di consigliarmi tre cose. Una di queste era appunto la domanda da fare nel prossimo Fuck You Time, che è appunto questo. Lei addirittura scrive sia Fuck You Time che Askmarz e ci chiede: che genere di musica preferisci? Ascolti metal. Una faccina che non ho presente quale sia. Comunque, che genere di musica preferisco? Devo essere sincero, non ho un genere preferito. Vario proprio a bomba, mi piace il jazz, il blues, passando poi dalla commerciale, vi dico anche l'house, ma di tutto. Veramente non ho un genere preferito, infatti ho una playlist vastissima che contiene canzoni di ogni genere. Magari in un futuro ve la andrò a far vedere, magari ve la analizzo un attimo. Comunque quindi non ho generi preferiti, quindi ascolto anche qualche volta il metal. Passiamo adesso ad Ax Fabius 69 che si chiede: so che molti mai la calcio, ce le fai vedere qual è la tua
sua preferita Bella Magico. Sono veramente un fottio, quindi ci metterò un macello. E ragazzi, sono praticamente certo che se mia madre riaprirà l'armadio mi sparerà l'ano, però trank. Allora, Brasile, PSG di Lucas, Zenit San Petersburg, Chelsea, Milan, PSV, Atletico Madrid, non vi sto a far vedere i nomi, comunque questa di Griezmann, poi prima ve lo fate passare un po', non illustrandovi il nome, ma tipo del Chelsea l'avevo di Hazard, poi cos'è che ho fatto vedere? Boh, non me ne ricordo neanche già più. Manchester City, del solo e unico, e il con Sergio Agüero. Poi abbiamo del Benfica, del Real Madrid, e dulcis in fundo, quella del Bayern Monaco di Thiago, che secondo me, esteticamente parlando, è la migliore. Quindi se devo trovare tra tutte queste una mia preferita, direi assolutamente questa. Ma mi sa che non ve l'ho fatta vedere tutte, poiché qualcuna sarà a lavare, dato che giocando a calcetto praticamente ogni giorno ne uso quasi una al giorno. Quindi queste qua erano le mie magliette. Poi vabbè, se vogliamo strafare abbiamo anche quella della NFL. Parliamo infatti di Rob Gronkowski, Aaron Rodgers e qua Mac. Cioè, quanta roba ragazzi, quanta roba. Ecco, ovviamente non so se ne ha capito, ma il mio hobby è proprio, uno dei miei hobby è quello di collezionare appunto maglie da calcio oppure da football americano. E direi adesso di passare ad una nuova domanda. Grand Soil Yogbo Player ci chiede: hai massimo di 500 euro di budget, come li spenderesti? Li farei fruttare dandogli un po' di pesche. A parte i scherzi, sinceramente non lo so. Proprio mi coglie spiazzato sta domanda. È vero che me le sono preparate le domande senza però prepararmi prima una risposta. Questa mi coglie un po' spiazzato. Sicuramente li metterei in banca per poi usarli in un futuro. Nash Genova ci chiede: fuck, quale? Già col quale. Qual sarebbe il tuo potere? Il mio, quello di far cadere mucche sulle persone. Nash o Nash? Tu sei un genio, fatelo dire. Beh, credo che comunque la voglia di questo potere sia condivisa. Ma se dovessi sceglierne uno io, devo essere sincero, il teletrasporto mi ha sempre ispirato veramente un macello. Il teletrasporto, mi sto al volo ragazzi, è qualcosa di epico secondo me. Ecco, se devo trovare un potere particolare direi quello. Martina Moro, che credo sia una degli iscritti più attivi proprio in generale, veramente in ogni video la trovo, ci chiede: fai, dai, ti piace il tatuaggio? Hai intenzione di farne uno? Ragazzi, tenendo conto del fatto che se mio padre mi vedesse mai con un tatuaggio da qualche parte mi disrederebbe, a me piacerebbe un sacco farmelo. E direi qua sul braccio una bella scritta. Scritta relativa a che cosa? Relativa alla frase che secondo me più deve caratterizzare ognuno di noi, ovvero YOLO. E ragazzi, dato che voglio caricarvi sempre più spesso video di questo genere, ho deciso di non inserire troppe domande e direi adesso di giungere all'ultima. Mister FIFA 539 ci chiede: ah Marzio, se tu avessi un libro in cui c'è scritta tutta la tua vita dall'inizio alla fine, compresa la morte, lo leggeresti? Potresti salutare un mio amico di nome Filippo, Bellax. Allora, ciao mister e ciao Filippo. Ragazzi, ho deciso di inserire questa domanda perché è presente quasi in ogni faculty time di ogni youtuber. E ragazzi, volevo darvi una mia opinione al riguardo. Credo di essere l'unico stronzo che andrebbe veramente a leggere la fine. Poiché infatti, se appunto leggo che sei appunto una fine scandalosa, cose varie, cercherei durante la mia vita di fare di tutto per non raggiungere quella che sarebbe stata la mia fine se non avessi letto il libro. Quindi mi sembra una cosa abbastanza intelligente e furba, lo chiamavano volpe. E quindi sì, questa è la mia risposta. Magari fatemi sapere anche voi se appunto fareste la stessa cosa o meno. E detto questo ragazzi, il video è terminato. Poche domande ma importanti, ve l'ho detto, cercherei di caricare sempre più video di questo genere e per questo non ne ho prese troppe. Magari se volete un video più lungo lasciate un bel mi piace. E ragazzi, dobbiamo almeno superare i 3000 per questo video. Fatemi questo favore, superiamo i 3000 mi piace e mi raccomando commentate questo video scrivendomi delle domande per i prossimi Fact You Time. Mi raccomando, ricordate prima l'hashtag. E quindi detto questo, non mi serve altre cose da dire, spero che il video vi sia piaciuto. Detto questo, vi saluto e vi dico potente pace nel prossimo video. Ciao a tutti.